signor Boriello, e allora andiamo a gustarci questa sfida. Grande giocata di Wesley, l'apertura per Coutinho, largo sulla sinistra, riceve, benvenga, l'uno contro uno, attenzione il Cut, lo punta, finta contro finta, palla fuori per Wesley, lo attaccano, arriva Mudinga in soccorso, poi palla per Guarin, la rimette dentro per il movimento di Nagatomo, controlla il tiro, e che galiuto! Controllo destro-sinistro, Inter in vantaggio al minuto 6, controlla con il destro e poi un sinistro sul palo lontano, niente da fare per Mikai. Inter 1, Como 0, segna Yuto Nagatomo, e che gol, Monzani. Applausi della panchina al giapponese per il controllo oltre che per il tiro veramente pregevole. Parte la traiettoria, cerca lo schema con Coutinho che accorcia e deve mettere il manone Mikai, regalando il primo corner della gara. Coutinho, palla subito dentro, colpo di testa di Ranocchia, palla alta, intanto Johnny recupera un buon pallone, palla per Palacio, attenzione, filtrante, Cut è solo, Coutinho, il tiro murato, il tiro, la parata, doppio miracolo di Mikai, prima il tiro rimpallato, Inter ancora vicina al raddoppio, due volte la conclusione di Coutinho, il primo respinto dalla difesa, secondo il portiere, palla per Palacio, ancora Mikai con i pugni, un po' in affanno la retroguardia del Como, poi Cut che fa terminare la palla in out con le mani, subito in gioco per Gabi, aiuto, attenzione Cut che cerca di andare, si gira fuori per Snyder, cercano l'azione sullo stretto i due, palla dentro ancora per Nagatomo, mi sembra una soluzione questa che piace, l'1-2 con lo scarico dietro i difensori dove arriva Nagatiello, anche in questo caso quasi si è avuta un'azione simile a quella del gol dell'1-0. Guarini, il guaro per Mbaye, vede movimento di Palacio, palla d'oro per Rodrigo che può andare contro portiere, il tiro, allarga troppo la giocata e la palla termina fuori, ma che gran palla Ibrahim Baye. Palacio, Palacio dentro per Snyder, buono movimento e con la punta gli tocca via la palla Ardito, poi tremolata, toccato forse anche un piede, Mudingai ruba un gran pallone, arriva al limite, entra Cut dalla sinistra con una finta, il tiro, Mikai, applausi, 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 applausi. Attenzione a questa percussione, tenta il tiro dalla distanza e deve essere premiato con gli applausi del pubblico Velardi, palla che passa a lato rispetto al palo di destra della porta difesa da Castellazzi, ma buona l'idea di tentare un colpo forte da un palo all'altro. Tocca corto per Gabi Mudingai, il guaro, Gabi, buono per Johnny, cerca dentro in corsia, Palacio entra in aria, Rodrigo il tiro, Mikai ancora, poi palla per Coutinho, siamo al limite, Coutinho, palla per Jonathan, carica al destro, il tiro e la palla sfiora la traversa, un Inter che arriva con una certa facilità alla conclusione e questo è sicuramente una buona cosa. Coutinho ancora per Gabi, Gabi vede il movimento in avanti, gioca corto su Rodrigo, palla per Johnny, arriva Ibra dalla parte destra, palla buona per Coutinho, regolare, solo il Cut, ancora Mikai, ancora Mikai, parte la traiettoria, Ranocchia, ancora Mikai, gol, non ce la fa questa volta, la schiacciata ravvicinata di Andrea Ranocchia e l'Inter al minuto 28 va sul 2-0, il gol di Ranocchia, bravo a saltare, a schiacciare questo pallone e questa volta il pur bravo Mikai, Roberto, veramente nulla ha potuto fare. Monzani con Wesley, cerca di passare in mezzo a due, scarica fuori sul guaro, gioco di gambe di Guarin, resiste di forza a un intervento di disturbo, carica al destro, il tiro, ancora Mikai, che parate questo ragazzo, il tocco per il Cut, attenzione Coutinho, ecco la fantasia, attenzione, eccolo che prova ad andare, 1-2 con Snyder, può caricare il destro, palla dentro ancora per Coutinho, la piazza Mikai, 37 minuti, che ennesima bella azione, perde palla sull'intervento di Donnarumma che chiama il dai e vai, esce di grande mestiere Andrea Ranocchia che mette in movimento Coutinho, posizione regolare, il Cut, Mikai, ancora una volta lui, poi recupera ancora Ranocchia, vediamo a chi la dà, larga, peccato la palla per Coutinho, un briciolino lunga, Wesley prova ad andarsene, palla dentro per Coutinho, controlla, un rimpallo, attenzione Wesley, palla fuori, spettacolo,
attenzione, c'è il gol del Como, perché il tiro di Tremolada trova una palla che rimane lì e Bardelloni non si fa dire due volte, prego tiri. Al minuto 41 accorcia le distanze Emanuele Bardelloni per la festa ovviamente dei sostenitori locali. Il tiro di Luca Tremolada, la palla smorzata dalla difesa, lo rivediamo, vediamo Coutinho, ci prova dalla distanza, salta un uomo, palla dentro per Wesley, bellissima, attenzione, ancora Coutinho, fuori! E beh, si cerca il gol spettacolo e quasi questo era un gol spettacolo, Roberto. De Borriello, mano tutti quanti a prendere un bel tè di intervallo con il parziale di Como 1 Inter 2. Livaia ci prova con i pugni, Mikai, come abbiamo stuzzicato, i nostri hanno subito fatto capire che si deve ricominciare sulla falsa riga del primo tempo. Palla sul secondo palo, troppo alta per Silvestri, che riesce comunque a toccarla, arriva il Guaro, deviazione, corner ancora dalla destra, parte la traiettoria bassa, doppia deviazione, mamma mia che parata, che parata che ha effettuato Mikai, ha fatto una grandissima parata su un colpo di testa ravvicinato, difficilissimo. Qua c'è un errore con Palacio, Cambiasso che va in sovrapposizione, Palacio, e c'è il gol del 3-1. Fa tutto da solo Rodrigo e non può sbagliare, un pallone ghiotto che gli viene servito con un errore difensivo, lui ne approfitta immediatamente, si fa aiutare in sovrapposizione dal Cucciu per disorientare, bravo Cambiasso nella circostanza a correre per creare un'azione, opzione in più e della difficoltà alla difesa del Como, e Palacio non sbaglia, è il gol del 3-1. Siamo agli scampoli finali, poi immediatamente le interviste di Roberto Manzani, attenzione all'errore di Bianchetti, c'è il gol del Como, il gol del 3-2, l'errore, l'incertezza di Bianchetti favorisce la percussione vincente e allora l'arbitro dice che basta così, finisce con la vittoria dell'Inter per 3-2. Adesso caccia la maglia da parte dei giocatori lariani e fra qualche istante la linea andrà a Monzani, non appena avrà un ospite nella sua postazione, stretta di mano e saluto fra Andrea Stramaccioni e mister Paolucci.